la corruzione, la mafia non è semplicemente un problema di carattere penale, è anche un problema di immagine della nazione. La responsabilità di ciascuno di noi è quello di fare il proprio dovere, di rispettare le regole, con la dignità di avere sempre la schiena dritta al momento giusto. Ritorna con noi dopo qualche anno Raffaele Cantù. Eccoci, benvenuto, benvenuto Raffaele. Benvenuto. Dopo tre anni, era la primavera del 2012, eri in un altro ruolo, eri magistrato, ora la vita è un po' cambiata. Però parecchio. Parecchio, e ti ringraziamo veramente per essere qua con noi, perché insomma gli impegni sono tanti. Allora sarà un dialogo come sempre. Prima per parlare di corruzione abbiamo pensato di partire da quello che il Presidente della Repubblica ha detto qui all'Arsenale il 14 maggio, partecipato alla giornata del perdono, e una domanda dei ragazzi era proprio sul tema di cui ti occupi tutti i giorni. Sentiamo che cosa ha detto e poi iniziamo il dialogo. La corruzione è un fenomeno che vediamo diffuso, che avvertiamo diffuso. È come se vi fosse una sorta di concezione rapinatoria della vita. La vita è così bella, convivere, stare insieme è così bello, può essere così bello in una società che è veramente un delitto, come tecnicamente anche, ogni comportamento che turbi questa convivenza che potrebbe essere così bella. La corruzione, la criminalità, tutto quello che altera queste prospettive. Io credo che il primo rimedio sia quello che ognuno comincia a riflettere su se stesso, cercando di capire che ognuno di noi ha insieme questi due volti, quello dei diritti e quello dei doveri. In realtà l'antidoto alla corruzione, a questi comportamenti, a me sembra che sia un senso civico, un senso di virtù civili, che per chi è credente è anche condito dall'esigenza di corrispondere alle indicazioni evangeliche. Per chi non è credente ha ugualmente valide, importanti, forti convinzioni sulle virtù civiche, e occorre, come dire, diffondere questa convinzione, questo senso di controllo su se stessi, ma anche di vigilanza, di esortazione, di richiamo verso tutti. E questa è una cosa, ragazzi, che è soprattutto alle vostre mani, perché vedete i risultati. Noi vecchi forse non abbiamo avuto un buon risultato, spero che voi l'abbiate migliore. Ed ecco il Presidente della Repubblica. Dunque, lui diceva una concezione rapinatoria della vita, è qualcosa che pesa poi sulla vita di tutti, perché secondo delle stime la corruzione pesa circa 60 miliardi di euro all'anno. Tu dici anche nel tuo libro che oggi la corruzione si è evoluta, non è più semplicemente in una tangente che si paga, ci sono tecniche più raffinate, e arrivi a dire una frase fortissima. Tu che sei stato magistrato antimafia dici: io ho più rispetto dei camorristi che dei colletti bianchi. Come si è affinata la corruzione? Prima di tutto buonasera e grazie dell'accoglienza. Io sono tornato con grande entusiasmo proprio perché ricordavo la precedente visita di tre anni fa, e malgrado per me non sia semplicissimo spostarmi, l'ho fatto veramente con grandissimo piacere. Perché io faccio questa affermazione anche molto provocatoria e anche forse eccessiva? Perché tutto sommato il male è molto più semplice affrontarlo quando lo si vede di fronte, quando tu lo riconosci, quando ha le caratteristiche, anche direi fisionomiche del male, quando tu vedi che qualcosa non va, è molto semplice riconoscerlo. Forse è anche molto semplice scansarlo, evitarlo. È molto più difficile quando invece il male si nasconde, quando il male ha le fattezze ipocrite della normalità, ha le fattezze ipocrite del perbenismo, ha le fattezze formali di chi si comporta bene.
quello è un nemico che tu ti aspetti meno, è un nemico che ti prende alle spalle e perciò io ho meno rispetto, perché tutto sommato poi spesso i mafiosi li vedi, si comportano da mafiosi e fanno i mafiosi. Noi invece qui spesso interfacciamo con persone che nella vita di tutti i giorni si comportano da persone normali e soprattutto molto spesso sono essi stessi poi portatori di grandi parole, di grandi ideali a parole. Mai come in questo periodo soggetti che si sono occupati di grandi battaglie, di grandi temi a parole, poi si è scoperto che invece facevano altro. Io credo che è evidente che chi si comporta in questo modo merita un rispetto persino inferiore rispetto a quello dei mafiosi, perché finisce per fare un danno proprio all'immagine complessiva della società persino maggiore. Quanto riguarda la corruzione, perché io credo che la corruzione sia un disastro pari per esempio a quello delle mafie? Perché la corruzione finisce, lo diceva benissimo il presidente Mattarella, non per fare danni ai soggetti che in qualche modo si interfacciano con i problemi di corruzione. Io vinco un appalto con la corruzione, tutto sommato potrei dire vabbè, ma cosa mi importa, cosa importa agli altri, o lo vinco io o lo vince un altro, i lavori o li faccio io o li fa un altro, cosa cambia? Apparentemente sembrerebbe un'attività persino non dannosa, e invece se noi andiamo a fare una verifica un po' più approfondita, la corruzione rappresenta uno di quei sistemi che blocca il paese, perché per esempio, per restare all'esempio banale che facevo prima, se io so di poter vincere gli appalti tramite la corruzione, non ho nessun interesse a fare nessun miglioramento della mia capacità, non devo dimostrare di essere bravo, perché nessuno me lo chiede, devo dimostrare di essere in grado di raggiungere gli obiettivi in altro modo, non ho nessun interesse ad assumere i migliori, i più bravi, tengo lontani quelli che sono realmente bravi, che sanno di non poter competere su un terreno che è un terreno con regole bacate, e soprattutto finisco per deprimere le speranze di tutti noi, soprattutto dei giovani. Io sono convintissimo che c'è un legame fortissimo fra per esempio corruzione e fuga dei cervelli, è ormai una impostazione che viene accolta da tutti gli studi internazionali, che i luoghi in cui è più alto il livello di corruzione c'è minore ricerca, e apparentemente potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è per le cose che dicevamo prima, e soprattutto c'è una tendenza di moltissimi a andar via, proprio perché non si aprono quegli spazi, proprio perché la corruzione finisce per essere un sistema eccessivamente anticoncorrenziale, per certi versi anche provinciale. Allora in questo senso io credo che quell'affermazione così paradossale, così anche provocatoria, ha un senso, perché spesso poi questi soggetti si manifestano all'esterno con le fattezze che dicevo all'inizio, dell'ipocrisia perbenista, di quell'ingrado di sembrare perfetti. Ti voglio raccontare un aneddoto che a me è rimasto impresso e che in qualche modo io, che pure non è che mi fossi occupato di stupidaggini, ne avevo viste di tutti i colori. Un giorno fui invitato dalla Guardia di Finanza e dall'Università a Palermo, ero da poco stato nominato Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, a chiudere un corso universitario particolarmente bello in materia di corruzione. E sul banco dei soggetti che avevano parlato con me c'era un signore di una certa età, di cui io onestamente non ricordavo neanche come si chiamava, che fece un intervento durissimo contro le mafie, contro la corruzione, utilizzando parole drammatiche del tipo è un cancro, è un disastro. Io rimasi colpito in positivo perché pensai c'è la parte della società civile che fa il proprio dovere. Credo che passarono non più di 20 giorni, mi chiamò un professore universitario che era con me lì e mi disse: sai, hanno arrestato Tizio. E io dissi: e chi è Tizio? Cioè, come, era quella persona che stava vicino a te e disse quelle parole enormi. E per che cosa l'hanno arrestato? Per corruzione. Ovviamente questo signore confessò dopo 5 minuti che aveva venduto una concessione all'interno dell'aeroporto di Palermo, dove lui era presidente, e si giustificò dicendo: io avevo bisogno di soldi. Eppure quella persona, se voi l'aveste visto come l'ho visto io, che pure certamente fra tutti i miei difetti non credo di essere ingenuo, sembrava
una persona perfetta, una persona per bene, una persona che stava dalla parte giusta. E allora, scusami, è veramente una provocazione dire che tutto sommato è meglio guardare in faccia un delinquente piuttosto che guardare negli occhi chi finge di essere una persona per bene? Parlavamo di un sistema che blocca il paese e che a volte non riusciamo neanche a percepire, le cui conseguenze come la fuga dei cervelli o la povertà, che spesso è correlata alla corruzione, non sono sempre così chiari per delle persone comuni. Ecco, per percepire meglio questo fenomeno e quindi reagire, fin dove può arrivare una misura di repressione, invece quanto può fare la prevenzione e il lavoro che state facendo voi? Ma prima di tutto io credo che noi abbiamo capito, tutti noi forse italiani, abbiamo capito il collegamento che c'è fra corruzione e povertà da quando un signore vestito di bianco che viene dall'America Latina non manca mai di utilizzare la parola corruzione in tutti i suoi sermoni. La Chiesa l'aveva fatto molto di rado, forse era una delle parole che tutto sommato era stata utilizzata, intesa soprattutto con riferimento alla corruzione morale. Il Papa invece oggi utilizza questa parola facendo riferimento proprio alla corruzione di cui parliamo noi, e spesso la utilizza mettendola insieme a delle frasi anche molto colorite. A Napoli il Papa ebbe a dire la corruzione spuzza, che era una frase bellissima per dire che la corruzione puzza. Aveva ragione, perché la corruzione ha gli effetti che dicevamo noi. Gli effetti che dicevamo noi, che sono soprattutto di depressione delle speranze. Perché se è un ragazzo, dopo che ha studiato, dopo che ha meritato, poi io voglio dire, non necessariamente solo i migliori, perché dobbiamo stare sempre attenti a dire sì, i migliori, ma non solo i migliori hanno i diritti, hanno diritto tutti, non solo chi eccelle. Anche chi fa la sua parte avendo capacità minori o avendo interessi minori a dimostrare di essere il migliore. Ma quando un ragazzo di belle speranze, di grande, diciamo, di moralità, si interfaccia con certi ambienti e si rende conto di quali sono certi meccanismi, quello è un pugno in faccia che riceve dalla vita, maggiore di un pugno in faccia che potrebbe ricevere da un compagno di scuola. E come si può intervenire? Certo, si deve punire assolutamente chi commette reati. Il momento repressivo è il momento fondamentale, però attenzione, anche quando noi abbiamo vissuto il momento repressivo più importante della vita della nostra Repubblica, le indagini di Mani Pulite, abbiamo poi verificato che certi fenomeni si ripresentano, anzi, per certi versi si ripresentano in modo anche più capzioso. Dice Davigo, uno dei pubblici ministeri che si è occupato di corruzione a Milano, che la corruzione, le indagini sulla corruzione hanno finito per avere un effetto darwiniano, hanno sostanzialmente cacciato i corrotti fessi e hanno fatto promuovere quelli più bravi, che individuavano i metodi nuovi, quelli meno visibili, quelli meno facilmente individuabili anche dalle indagini. E la dimostrazione è che da sola la repressione non ce la può fare, perché spesso è episodica, spesso è casuale, spesso nasce anche da vicende assolutamente che niente hanno a che vedere con le indagini di corruzione. Le indagini su Mani Pulite nacquero dalla denuncia della moglie di un signore che gestiva un albergo a Milano, che si lamentava del fatto che il marito se n'era andato con un amante e non gli versava gli alimenti, e cominciò a raccontare come il marito, invece di vivere di stipendio, viveva d'altro. Questa storia si è verificata proprio in questi giorni, pari pari, in un paese della provincia di Napoli, dove una signora è andata a denunciare il marito, che era scappato di casa con una ragazza molto più giovane, andando a raccontare come faceva a vivere in un albergo 5 stelle malgrado fosse un semplice impiegato comunale, facendo trovare le prove delle tangenti di quello di cui viveva questo signore. Perché è interessante questa vicenda? Perché dimostra anche quanto sia casuale l'indagine sulla corruzione, quanto dal punto di vista della repressione sia difficilissimo arrivare. La corruzione tecnicamente è un reato in cui due soggetti si mettono d'accordo e quindi nessuno ha interesse a farla emergere. Entrambi i soggetti del rapporto ottengono un vantaggio, perché dovrebbero denunciare?
Allora bisogna provare a mettere nel sistema e a creare nel sistema le condizioni per cui questa macchina, che è perfettamente oliata, si inceppi. E questo è il tentativo di lavorare sulla prevenzione. Però attenzione, la prevenzione della corruzione è un meccanismo complicato, perché attiene alla trasversalità della vita pubblica. Le regole che riguardano la corruzione possono essere, come diceva il presidente Mattarella, le regole di buonsenso iniziali, quella di fare il proprio dovere, ognuno la sua parte, quella di comportarsi bene, quello di rispettare il proprio dovere morale o il proprio credo religioso. Questo però sappiamo bene che ha una capacità di incidere in modo molto ridotto e solo su una parte dei cittadini. Allora bisogna provare a capire se nel sistema possono essere inseriti degli anticorpi. La legge italiana ha provato e sta provando da pochissimo a lavorare su questi anticorpi, il principale dei quali io credo sia un anticorpo fondamentale, che è la trasparenza. Trasparenza significa che tutto quello che avviene nella gestione delle attività pubbliche dovrebbe avvenire come se si trattasse di una casa di vetro, che tutto quello che avviene dovrebbe avvenire in modo che tutti siano in grado di verificare quello che accade. Se la trasparenza, quella buona, di qualità, riuscisse a operare, funzionerebbe quello che è il meccanismo di controllo che funziona di più in tutte le democrazie occidentali, il controllo civico dei cittadini, quelli che possono verificare cliccando su un tasto del computer chi ha fatto i lavori fuori della propria strada, quando si è fatta la buca, come sono stati dati gli appalti, chi ha vinto l'appalto, come, e potrebbero andare a verificare per esempio perché in un certo comune vincono sempre gli stessi soggetti, perché non utilizzano mai le gare pubbliche, perché i soggetti che fanno i collaudi sono sempre gli stessi. Questo è un tentativo di fare prevenzione, cioè quello di creare dei meccanismi che non eliminano la corruzione, ma che fanno inceppare questi meccanismi, che rendono più difficile che le persone la facciano franca, o comunque che rende più difficile che certi episodi si verifichino. C'è una domanda che ci arriva da Facebook, ce la fa Fabrizio Ricco, sul tema delle grandi opere o dei grandi eventi. Sono, abbiamo esempi recenti dal Mose a Venezia, Expo a Milano, adesso anche il Giubileo, grandi eventi che sono stati toccati anche da fenomeni legati alla corruzione. E la domanda è proprio questa: come si fa a fare grandi opere o eventi in modo pulito? Uno dei temi di chi è contrario alle grandi opere, noi lo vediamo qua in Piemonte con l'alta velocità, con la TAV per esempio, che è un'opera che pur tra mille polemiche sarà fatta. Ecco, quali sono gli anticorpi per prevenire la corruzione in opere e eventi di questo tipo? Ma prima di tutto, ovviamente sarebbe difficile forse provare a fare un discorso di carattere generale, però io vorrei cominciare con una domanda: ma che Stato è uno Stato che rinuncia a un'opera per il rischio di corruzione? Io credo che se c'è un'opera da fare, l'unico argomento che non può essere utilizzato in uno Stato serio è quello di dire: ma c'è il rischio che si infiltri la mafia o che questa opera genera corruzione. Io dico, vale per la TAV, vale per le Olimpiadi, vale per tutti i grandi eventi. Uno Stato che rinuncia a priori dicendo sì, ma c'è il rischio che dietro quell'opera si facciano gli affari, è uno Stato che è già perso, perché è uno Stato che non proverà mai a mettere gli anticorpi nel sistema. Come si fa? Ma io credo che, diciamo, si fa come non si è fatto fino ad oggi. Qual è stata la filosofia che ha mosso l'idea delle grandi opere? Quello di, prima di tutto, di farle a volte senza nemmeno confrontarsi con i cittadini. Ora, io credo che sia difficile, quando si fa una qualunque opera, trovare il massimo possibile o la totalità dei soggetti che accetta un'opera, perché poi ognuno di noi ne ha un danno o un vantaggio da qualunque opera viene fatta. Ma forse spiegare che cosa avviene in un certo contesto, soprattutto quando si tratta di opere che cambiano il volto di una realtà, diventa fondamentale. Spiegare non significa necessariamente convincere, perché poi c'è qualcuno che deve avere il coraggio di prendere le decisioni, ma mettere in condizioni di capire
che cosa si deve fare, perché si deve fare, qual è l'utilità. Perché io credo che i cittadini poi sono disposti ad accettare un sacrificio molto più tranquillamente se si sa che una certa opera viene fatta in un certo modo. Allora il primo momento è la programmazione. Programmazione che significa anche coinvolgimento, significa coinvolgimento dei cittadini, quello che i francesi chiamano il dibattito pubblico che deve esserci sempre precedentemente alle grandi opere. Scusate, ma perché? So che è un tema delicato che riguarda molto le coscienze di questa regione, ma perché un'opera che si fa fra Italia e Francia vede grandissime proteste da un lato e quasi nessuna dall'altro lato? È una di quelle cose che dovrebbe far riflettere, e ce n'è un'altra che poi riguarda sempre le grandi opere che mi viene in mente e dico dopo. Quindi una programmazione che sia una programmazione trasparente, in cui le opere in qualche modo vengono accettate. Una capacità di individuare soggetti che abbiano le responsabilità. Uno dei problemi principali del nostro paese è che si fa sempre fatica a capire chi è responsabile di che cosa. Tu prima hai citato il Giubileo, noi in questo periodo ci stiamo occupando del Giubileo e il problema vero della città di Roma non è tanto quello o solo quello eventualmente della disonestà, quello spesso di non capire con chi avere, con chi parlare, perché in una città come Roma, che certamente è la capitale d'Italia, è una città enorme, ci sono 100 centri di costo nella sola città di Roma, cioè 100 uffici, quindi 100 strutture che possono fare gli appalti. Questo significa che nessuno sa chi fa nulla, che la deresponsabilizzazione la fa da padrona e che la deresponsabilizzazione essa stessa è una delle ragioni che poi giustifica la corruzione, perché consente a tutti di nascondersi dietro al dito, questo l'ha fatto l'altro, è competenza dell'altro, e spesso rappresenta lo stimolo maggiore per chi deve ottenere un risultato per pagare. Quindi seconda passaggio, individuazione di responsabilità chiare. E poi io credo che bisogna avere il coraggio di ripristinare alcune parole che nel nostro lessico si è da troppo tempo dimenticata, per esempio la parola controllo. Per troppo tempo è passata in Italia l'idea che, diciamo, i controlli puzzano di burocrazia. E in parte è vero, i controlli puzzano di burocrazia e quindi i controlli stessi finiscono per essere un ostacolo. E allora si creano le corsie preferenziali. Per esempio la legge obiettivo. La legge obiettivo nasce nel 2001 con questo obiettivo, scusami il gioco di parole, nasce con l'obiettivo che bisogna correre e che quindi bisogna abbassare il livello dei controlli e che pur di fare le opere la burocrazia se ne stia a casa, non ci scocci, perché tutto sommato bisogna fare nel paese, l'epica del fare. Ebbene, le opere che sono state messe in cantiere e sono state avviate con la legge obiettivo sono l'8% di quelle programmate, quindi nessuna. E fra l'altro non è vero affatto che siano costate meno, sono costate molto di più, molte di quelle opere hanno rappresentato esse stesse delle vicende di corruzione eclatante. Quel sistema, diciamo, di fare tutto e subito non ha affatto funzionato. Noi abbiamo provato con Expo un meccanismo che ovviamente non può essere esportato in tutte le realtà. Io ricordo che era, diciamo, quando sono andato la prima volta a Milano e ho incontrato i vertici della società Expo, nessuno avrebbe scommesso 10 centesimi che Expo si sarebbe fatto, perché nessuno diceva pubblicamente, ma tutti avevano già il piano B di fare un mini Expo presso la fiera, di chiedere un rinvio di un anno, cioè c'era quasi tutti che pensavano al piano B ed erano pochissimi quelli che pensavano al piano A. Gli appalti erano assolutamente fermi, non c'era praticamente nulla. Noi abbiamo provato a fare controlli diversi, non controlli di chi viene dopo e chi viene a dire «Ah, quanto sei stato cattivo puntando il ditino», provando a lavorare insieme con la società Expo, ovviamente anche assumendoci delle responsabilità, con il rischio di dover operare con soggetti che avevano avuto al proprio interno dei problemi molto seri, perché avevano arrestato persone che operavano al loro interno. Però quel sistema ha funzionato, le opere si sono velocizzate, Expo è partito il 1 maggio con una percentuale di lavori non fatti che è la più bassa di sempre fra tutti gli Expo fatti.
È stato un grande successo, ma questo credo che sia anche un po' indipendente da tutto. Ma forse sicuramente ha inciso anche il fatto che nessuno ci credeva davvero. E quei controlli, lo dice ogni giorno il commissario di Expo, non solo non hanno finito per ostacolare, ma hanno aiutato, perché hanno ricreato una situazione di tranquillità che era sostanzialmente il primo passaggio per poter lavorare. Allora il terzo, che io credo requisito, è quello di individuare i criteri di controllo valido. E poi ce n'è un altro fondamentale, la trasparenza. La trasparenza nelle opere pubbliche è una delle cose più importanti che si possono ottenere per evitare di fare malaffare dietro le opere pubbliche, perché tutto deve essere chiaro. Deve essere chiaro dall'inizio del bando, deve essere chiaro quando si fa chi è la commissione di gara, deve essere chiaro quando si fanno le estrazioni dei membri delle commissioni di gara, quando si aprono le buste, deve essere fatto tutto pubblico. Deve essere specificato quanto si paga, perché ci siamo scocciati di opere che vengono appaltate per 100 euro e vengono pagate 10.000 euro. Tutti questi meccanismi, che apparentemente sono difficilissimi, sono i meccanismi che operano in tutti i paesi del mondo. Il codice dei contratti pubblici, il codice degli appalti inglese, non arriva a 50 articoli. Il nostro codice dei contratti, fra codice e regolamento, supera i 1.000 articoli, ma non ha consentito di evitare la corruzione, anzi paradossalmente l'ha resa ancora più facile, perché se c'è qualcuno che può sollevare un cavillo per impedire qualcosa, quello spesso quel cavillo te lo dà direttamente le leggi. Forse queste sono anche ricette un po' banali, ma sono le ricette per provare davvero a fare le cose e anche per provare a dimostrare che non è affatto vero che in Italia le cose non si possono fare, che non si possono fare quando ci sono fin dall'inizio le volontà di fare altro. E qui dico quella cosa che mi era venuta in mente mentre parlavo della TAV. Una delle opere collaterali di Expo che non è mai stata fatta era una ferrovia che doveva venire dalla Svizzera. L'appalto in Svizzera l'aveva vinto lo stesso imprenditore che l'ha vinto in Italia. In Svizzera quell'imprenditore italiano ha finito i lavori immediatamente e nel rispetto assoluto dei tempi, senza sollevare un'eccezione. Appena cominciato a lavorare in Italia ha sollevato con sistematicamente eccezioni che si chiamano riserve o richieste di varianti, non ha fatto neanche un centimetro di opera, sostenendo che c'erano una serie di impegni, di problemi di carattere strutturale che a 200 metri di distanza non aveva rilevato. Questo ci deve far pensare, perché questo signore in Svizzera ha detto una parola e in Italia non solo ha detto le parole ma ha trovato ragione per farlo, tant'è che alla fine è riuscito a risolvere il contratto, ad avere i soldi e non fare nulla, perché spesso i lavori pubblici in Italia servono non per chi li fa, per chi è in grado di avere buoni avvocati che ti fanno vincere le cause. Grazie. Grazie. Scendiamo. Scendiamo adesso nella quotidianità, perché la corruzione si annida anche nella vita di tutti i giorni e ci sono alcune domande, in particolare una di Giulia. Sì, Giulia. Buonasera, sono Giulia. Nella nostra società a volte il fenomeno della corruzione passa anche attraverso piccoli meccanismi o scambi, favori per favori. E volevamo chiederle come è possibile riconoscere questo fenomeno e eventualmente denunciarlo e intervenire. Grazie. Ah, io credo che più che denunciarlo, perché non stiamo parlando spesso di favori che sono reato, è provare a non abituarsi all'idea della società dei favori. Perché la società dei favori è la società che è l'anticamera della corruzione. Chi è abituato a trovare sempre la strada traversa per raggiungere il risultato, poi si abitua anche con il tempo a utilizzare quella strada traversa. Non lo abbiamo ancora detto, lo abbiamo in qualche modo accennato in tutte le cose che fino a questo momento sono state dette. La corruzione è soprattutto un problema culturale. È un problema di ritenere che sia molto più comodo trovare la strada più breve spesso che lavorare per ottenere il risultato.
Allora io credo che il miglior comportamento in questa vicenda è prima di tutto fare la propria parte e poi non avere il coraggio, avere il coraggio in qualche modo anche di evidenziare i comportamenti altrui sbagliati. Noi abbiamo questa, un po' questa mentalità che tutto sommato non bisogna tradire le regole interne di un gruppo, che se io vedo il compagno mio di banco che copia devo stare zitto, che se il mio amico che lavora nella stanza a fianco utilizza il badge per aiutare, per far entrare anche 10 persone che stanno a casa a dormire o stanno a fare canottaggio, devo stare zitto. Forse questo meccanismo che si chiama apparentemente distrazione, ma che finisce per essere complicità, è uno dei meccanismi che noi dobbiamo evitare per far sì che quella società dei piccoli favori, forse anche tutto sommato banali, che non necessariamente portano al resto, non ci abitua all'idea che ci sia una società in cui tutto si può comprare, che tutto si può ottenere e soprattutto che tutto può essere raggiunto attraverso le vie traverse. Ecco, su questo tema c'è anche un approfondimento di Roberto, è un caso concreto che è venuto fuori nel confronto nel gruppo. Buonasera. Una ragazza del nostro gruppo doveva comprare un libro per l'università che costava 90 euro e suo papà le ha consigliato di fotocopiarlo. Quando questa ragazza le ha fatto notare che fotocopiare un libro è illegale, lui ha risposto: ma tu hai un concetto di legalità un po' strano. Ecco, questo è un esempio semplice, banale, ma ci fa capire come per non scendere a compromessi serva molta tenacia. A volte il rischio è quello di rimanere un po' soli. Come si fa a non abbattersi in questi casi? Ma è chiaro che diciamo tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento deriva dall'idea che c'è proprio un concetto di elasticità molto, molto mobile, anche molto personalizzato. Io diciamo, anche un po' per stemperare, c'è una storiella che è vera, che si è verificata a Roma proprio nei giorni di Mafia Capitale, che è interessante proprio per dire l'idea di illegalità, che è un concetto utile per la pagliuzza negli occhi degli altri. Una persona che lavora nel nostro ufficio andò a comprare in un negozio un capo di abbigliamento qualche giorno dopo che c'erano stati gli arresti di tutto il gruppo dei politici del Consiglio Comunale di Roma. E questa signora, che non so se era la commessa, la proprietaria, sbraitava pesantemente dicendo: li devono arrestare tutti, i politici fanno schifo, per il solo fatto che sono entrati in Consiglio Comunale li devono arrestare tutti, dagli ultimi sindaci, da dopo la Resistenza, e poi tutti in carcere. Aveva questa idea, diciamo, per la quale... Allora la signora pagò e aspettava lo scontrino fiscale. Ovviamente lo scontrino fiscale non arrivò. Allora la signora, molto diciamo così anche ingenuamente, gli disse: scusi signore, ma lei ha fatto questa tiritera contro la corruzione e poi lo scontrino fiscale? E la persona guardò con la faccia stravolta, dice: e che c'entra? Ma lei ci credeva, ci credeva. Cioè, perché c'entra l'evasione fiscale con la corruzione? Che c'entra non pagare le tasse con la corruzione? Come se fossero due mondi separati, come se diciamo chi è abituato a fare l'illegalità di un certo tipo possa non fare diciamo l'illegalità, possa non abituarsi poi a farne altre. Oppure peggio ancora, quello di dire: sì vabbè, però io sto facendo una cosa piccola, ma dopo di me ce ne sono chissà quante altre, no? È la logica classica di chi viene preso con le mani nel sacco e dice: ma perché guardate a me? C'è quello che fa 100 volte peggio di me. La logica di trovare anche la giustificazione morale. Questo mi riporta a quello che dicevo poi all'inizio, diceva all'inizio che tutto sommato sono meglio i mafiosi che non questa gente, perché spesso i mafiosi non la provano nemmeno a trovare la giustificazione morale, fanno delle cose talmente eclatantemente illegali che non ci provano nemmeno a trovare la giustificazione morale. Noi invece siamo sempre pronti a trovare la giustificazione morale guardando gli altri e guardando poco a noi stessi. Sì, è vero, io sono convintissimo che chi fa una scelta di legalità spesso fa una scelta anche di solitudine.
Ti voglio dire un'altra cosa che pure mi viene in mente pensando soprattutto ai ragazzi della tua età. Io prima, quando riuscivo, andavo moltissimo nelle scuole. E nelle scuole c'era una grandissima attenzione, nelle scuole del sud, del centro, del nord, ai temi della mafia, della lotta alla mafia. C'era una grandissima, diciamo, tensione, soprattutto in un certo momento, adesso molto meno. Però nelle scuole capitava questo, che appena si cominciava a parlare di un certo argomento, cambiava completamente il clima. Quell'argomento si chiamava droga. Ora io non voglio entrare nel merito se è giusto o sbagliato legalizzare le droghe, oggi non sono legali. Quando si provava a spiegare ai ragazzi che anche fumare lo spinello, che ovviamente non è un comportamento di per sé illegale, finisce per essere un finanziamento alla criminalità, cambiava completamente l'attenzione. Perché molti ragazzi dicevano sì, però io se non lo faccio non faccio parte del gruppo. Sì, però vabbè, ma questo mica è una cosa grave. Questo che c'entra? Allora è vero che a volte provare a rispettare le regole ti fa essere soli, però ti dà anche quel senso di solitudine che viene compensato da una certezza interiore di fare la cosa giusta. E poi io credo che nel fare la cosa giusta si rispetta soprattutto una parte di se stessi, che è la parte più bella, quella della dignità. Certe cose si fanno soprattutto per non mettere in discussione la propria dignità personale. Grazie. Grazie. C'è un'altra domanda che c'è stata mandata dal Centro di Informatica Giuridica di Ivrea e Torino, quindi un po' una domanda di addetti ai lavori. Ci chiedono appunto, nella sua esperienza ha incontrato diverse autorità europee, quali sono le buone pratiche estere che potremmo imitare, quindi anche come legislazione, come costume? Ma lo sai una cosa, io ho girato moltissimo, abbastanza in questo periodo nel mondo, diciamo soprattutto in Europa. I paesi che sono quelli che nelle classifiche internazionali sono ai primi posti, sono quelli diciamo più virtuosi, mi sono accorto che sono molto virtuosi perché la corruzione la combattono proprio. Senso che non danno per scontati che loro sono, diciamo, moralmente superiori. Poi scopriamo che al limite in quei paesi c'è qualcuno che tarocca i dispositivi per non far verificare che c'è una, diciamo, che non rispettano le regole ecologiche. Ma perché, scusa, quello come si chiama? Quello come si chiama, tutto sommato, non è quello anche un meccanismo di corruzione? Questo per dire che molti dei paesi virtuosi hanno questa grande capacità di dimenticarsi dei fenomeni, anche perché in certe realtà, diciamo, i meccanismi di corruzione sono talmente alti che hanno un effetto sui cittadini spesso molto minore di quanto possono essere, per esempio, chi ruba sugli appalti del quotidiano, che ovviamente fa i danni ai cittadini che dicevamo prima. L'esperienza internazionale, che però ovviamente è molto importante perché noi ci siamo avviati sulle regole della prevenzione della corruzione non spontaneamente, ma perché abbiamo firmato una serie di convenzioni internazionali, parte da due grandi presupposti. Uno è quello che dicevo prima, la trasparenza. Un altro è quello di provare a utilizzare le parti migliori della pubblica amministrazione. Non è vero che all'interno della pubblica amministrazione ci sono tutti fannulloni e men che meno ci sono tutti corrotti e delinquenti. Il problema è vero che all'interno della pubblica amministrazione spesso le persone per bene, per una serie di ragioni, a volte anche per loro responsabilità, sono quelli che hanno spesso meno possibilità di fare, non sono quelli che spesso fanno meno carriera, sono quelli che spesso sono meno responsabilizzati proprio perché considerati per bene. La seconda scommessa su cui bisogna lavorare, ed è l'esperienza che ci dice tutti gli indicatori internazionali, è provare a far emergere la parte migliore della pubblica amministrazione, facendo per esempio programmi di compliance all'interno della pubblica amministrazione, individuando all'interno le aree di rischio su cui intervenire. Queste esperienze internazionali non sono semplicissime da importare in Italia. Sono semplicissime da importare in Italia, però è la strada su cui lavorare
quello di cominciare a imporre la trasparenza, non perché sia un intralcio burocratico, ma perché rappresenta un salto di qualità rilevantissimo nel rapporto fra cittadini e potere. In una democrazia il potere deve essere controllato non solo quando si va a votare, ma nel quotidiano. Questa è la lettura della trasparenza. Nella democrazia, nelle pubbliche amministrazioni, bisogna ricordare ogni minuto che chi ha una funzione non la esercita perché ha un potere, ma perché ha un dovere di rispondere soprattutto ai cittadini. Queste regole, che ovviamente si traducono in una serie di principi, hanno avuto grande successo in molti paesi, soprattutto del nord Europa, nel permettere di avere tassi di corruzione molto più bassi dei nostri. Grazie. Grazie. Io adesso chiamerei Ernesto Rivero, che è qua. Ci darà modo poi di legarci alla prossima domanda. Perché vorremmo che anche lui ci facesse una riflessione sul tema di questa sera. Buonasera. Io non avrei mai immaginato una storia del genere, non avrei mai immaginato di dire che il nostro bilancio è di mille miliardi. Avete capito bene. Ma come è iniziata la mia storia con i soldi? Che la gente ci portava, mi portava. Io ho subito detto ai miei amici: i soldi che la gente ci dà sono di Dio. Quindi una trasparenza assoluta. Quindi ci vuole qualcuno che dia una ricevuta ai soldi che la gente ci dà, e dobbiamo fare in modo che i nostri bilanci siano pubblici, verificabili. Amici, abbiamo girato veramente mille miliardi. Venisse il controllo anche più severo. Beh, se trovo un errore sarò contento di dire abbiamo sbagliato e correggiamo. Ma certamente non troverà una lira nelle mie tasche. Certamente, facendo qualsiasi indagine, a meno che non inventino 77 trucchi, se io scoprissi che uno dei miei amici ha rubato 10 euro, morirei di dolore. E qual è stata la nostra forza? Di capire che dovevamo avere una lealtà con la gente e non pensare di dire quello che dice sovente la gente, a fin di bene. Io sono come Celestino V, che diceva: a fin di bene esiste solo il bene. E questa è la nostra faccia, questa è la nostra coscienza. E qual è? Noi abbiamo aiutato veramente, amici miei, milioni di persone in 154 nazioni del mondo. Abbiamo detto a un certo punto che se uno vuole uscire fuori dalla mafia, da qualsiasi giro, si accetta un metodo, una famiglia, una severità, da noi ne esce. Entra un problema, ne esce un uomo. E credo che se in Italia, là dove siamo, migliaia e migliaia di persone sono, come dice lui, con la schiena dritta, è perché l'hanno imparato da noi. Ma facciamo mille attività diverse, ma l'attività principale qual è? Quella che ci è stata suggerita da uomini di Dio come Don Elder Camara, Madre Teresa. La storia nostra è veramente ha incrociato delle persone bellissime che ci hanno amato e ci hanno educato. E noi ci siamo fatti amare e ci siamo fatti educare. Qual è la cosa principale? Di cercare di dare un ideale ai giovani. Io sono convinto che se uno dei miei ragazzi entra in un consiglio regionale, becca 20 milioni di euro, 20.000 euro al mese, osceno, 19.000 euro li porta al Sermic per darli ai poveri. Ne sono convinto, ma abbiamo imparato a dire di sì e di no. E quando tu dicevi della droga, io racconto sempre un fatto veramente interessante. Una volta ero davanti a 3.000 giovani e io rispondevo alle domande. E a un certo punto mi è venuto in mente, ma questo molti anni fa, una cosa terribile nella mia testa. E tra me dissi: accidenti, se io dico questa roba questi mi menano. Oppure si alzano, mi fissano e vanno via. E io dissi tra me: io, per amore della verità, non ho paura. E disse a quei 3.000 giovani, mediamente 15-24 anni: voi siete vigliacchi e bastardi due volte.
c'era già un silenzio e il silenzio aumentò, come per dire, ma che succede, che sei scemo? Dico, e facciamo un ragionamento. Se in mezzo a voi ci fosse un nuovo Einstein, un nuovo Alcide De Gasperi, oppure un calciatore che ci fa vincere i campionati del mondo, e voi fate sesso senza senso, e voi fate, vi drogate, la bellezza che c'è in voi nasce o muore? Loro l'hanno detto, muore. Beh, bastardi. Ma c'è anche un'altra cosa molto particolare. Se è vero che certe statistiche dicono, ci raccontano, che il 90% dei giovani si spinellano, questo cosa vuol dire? Che voi che mi dite che volete fare delle marce a favore degli elefanti che non bisogna che muoiano, oppure di certi delfini che bisogna amare perdutamente, oppure che volete un mondo ecologicamente perfetto. Io non ci credo, perché voi siete amici della mafia, perché i soldi a chi li date? E lì viene fuori una cosa meravigliosa, che la maggior parte dei ragazzi, che puliti dentro lo erano ancora, malgrado tante situazioni, dissero quasi con un concerto, con un maestro invisibile che li dirigeva, ma è vero, perché nessuno ce l'ha mai detto così? Perché io vi voglio bene. E quindi noi, da allora, ecco, la nostra trasparenza è assoluta. L'altro anno, per esempio, facevamo 50 anni e abbiamo voluto presentare il bilancio pubblico, naturalmente. Abbiamo chiamato il generale della finanza, Carlo Ricozzi. E lui mi disse, lui ed io siamo molto amici, dice Ernesto, però io sono il generale Ricozzi della Guardia di Finanza, mi devi mettere in condizione che poi qualcuno non mi faccia fare delle figuracce. Dico, non c'è problema, ti do tutto il materiale. È rimasto talmente scioccato positivamente che ha chiesto all'università, facoltà di economia, di fare un'indagine su di noi, una tesi di laurea. E adesso il prossimo anno la Guardia di Finanza farà una giornata sulla legalità e ha scelto il Sermig come testimone che il bene si può fare senza imbrogli. Ma noi dobbiamo ritornare a capire che l'onestà è una cosa buona. Le raccomandazioni sono una cosa sbagliata, che a fin di bene esiste solo il bene. Noi ci stiamo tentando, perché altrimenti la tua analisi c'è da spararsi, amici miei. Io non avrei mai immaginato che il mio paese fosse uno tra i paesi più corrotti al mondo. Però le lamentele, e le sue non sono lamentele, lui è un testimone anche, ecco, noi dobbiamo dire, uscire fuori di qui, da oggi in poi non cerco raccomandazione. Da oggi in poi mi confronto e le cose che faccio di nascosto devo farle anche pubblicamente. E se le faccio pubblicamente la mia faccia arrossisce o meno? Arrossisce, allora vanno male. E circondarsi di amici severi che ti controllano. Io sono il fondatore di questa storia. Ho degli amici severi che mi controllano e sono felice di essere controllata. Grazie di cuore a tutti. Grazie. Abbiamo sentito il racconto di Ernesto su un'esperienza di bene al servizio della gente, però purtroppo abbiamo negli ultimi mesi, da dicembre dello scorso anno, assistito a tanti racconti che vengono dal terzo settore, quindi dall'economia sociale che dovrebbe essere più corretta, più legata ai valori di cui stiamo parlando questa sera, di scandali inenarrabili. Ci riferiamo a Mafia Capitale, a tutto quello che ne è seguito. Tu credi che anche nell'economia no profit, in tutto questo mondo, ormai ci sia il marciume? Credi che gli anticorpi ci siano? Come fare a lottare perché la bellezza del terzo settore italiano, che è straordinaria, non venga rovinata dalla corruzione? Ah, io credo che su questo bisogna avere il coraggio di dire che ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi enormi, ci sono dei problemi enormi dovuti ad una considerazione anche semplice. Questo mondo, che possiamo chiamare il terzo settore, il mondo della cooperazione, ha rappresentato per il nostro paese un momento fondamentale per superare anche tante difficoltà, perché è riuscito a mettere insieme l'idea che si potesse svolgere attività economica, ma non dimenticandosi mai che c'era l'uomo.
E allora questo settore, diciamo questo mondo, per poter operare ha avuto bisogno di aiuto. Perché parliamoci chiaro, se io sono una cooperativa di tipo B, le cooperative di tipo B sono le cooperative che hanno al proprio interno il 30% di soggetti disagiati, portatori di handicap, soggetti che stanno in carcere e che hanno misure particolari, soggetti ex tossicodipendenti, alcol dipendenti. Posso competere nel vincere gli appalti con chi invece questi problemi non li ha? Non ho nessuna speranza di vincere un appalto avendo, diciamo, al mio interno una serie di problemi, se lo vogliamo dire anche brutto, un po' di zavorra. E allora dobbiamo dare una mano a chi si trova in queste condizioni, dobbiamo far sì che, come dice la nostra Costituzione, l'articolo 3,2, creiamo le condizioni perché soggetti che uguali non sono diventano uguali. Allora cosa è accaduto? Che il terzo settore, questo era questo mondo della difficoltà, ha avuto una serie di corsie preferenziali, giustissime, che non vanno messe in discussione, che servivano a riequilibrare le situazioni di partenza, che servivano a consentire di aiutare un sistema, un mondo che per molti aspetti era stato dimenticato e che se non se ne fosse fatto carico questi ambiti non se ne sarebbe fatto carico nessuno. E quindi ha ottenuto quelle autostrade che però meritavano di essere controllate chi entrava e chi non entrava. Perché quando poi si è resi conto che tutto sommato in quelle autostrade si entrava e poteva entrare tutti ed erano senza pedaggio, o meglio ancora, tu entravi in quelle autostrade, non solo non pagavi un pedaggio, ma ti davano pure dei benefici, e allora il problema è che hanno cominciato a entrarci tutti. E hanno cominciato a entrarci tutti senza che nessuno, per una logica anche un po' strana che si era verificata in questo mondo, che pure ha avuto diciamo dei comportamenti omertosi, non ha fatto pulizia al proprio interno. Non ha fatto pulizia al proprio interno, non ha individuato con immediatezza che all'interno del paniere si stavano creando delle mele marce. Soprattutto perché poi queste mele marce spesso erano quelle che all'esterno si comportavano nel modo migliore, quelle che avevano i legami col mondo della politica, quello che avevano i legami col mondo dello sport, dello spettacolo, quelle che facevano grandi feste, che riuscivano a mettere in campo grandi sponsorizzazioni. Allora, qual è il presupposto? Lì dove ci sono meccanismi di agevolazione, giusti, bisogna avere controlli veri, profondi e grande trasparenza. Se un sistema cooperativo, per esempio come quello che è stato scoperto a Mafia Capitale, riusciva a finanziare in modo così significativo la politica, come si faceva a non rendersi conto che era una vera e propria contraddizione in termini? Cioè strutture che nascevano senza dover eventualmente produrre utili, che riuscivano a finanziare per centinaia di migliaia di euro la politica. Ma da dove uscivano questi soldi? Perché nessuno si è fatto le domande per troppo tempo. Allora, qual è il rischio? Che quello che è una delle cose più belle che c'è in Italia, una delle cose di cui noi italiani possiamo vantarci, perché con tutti i difetti che abbiamo, sul piano della solidarietà non prendiamo lezioni da nessuno, ci siamo trovati a casa nostra dei banditi che utilizzavano la solidarietà per fare affari. E forse non abbiamo drizzato le antenne in tempo debito, forse siamo stati distratti, o forse anche chi aveva iniziato con la logica della solidarietà non ha fatto quello che diceva Ernesto. Ha cominciato a pensare, tutto sommato, fare soldi poteva essere una cosa buona, e si è fatto corrompere dall'idea di poter fare i soldi e ha cominciato a fare assolutamente altro. Ora però qual è il punto? Io non credo che bisogna buttare l'acqua sporca il bambino, io non credo che bisogna fare il gioco di chi dice è un mondo completamente corrotto, va e completamente eliminato, perché c'è in questo momento un forte tentativo anche strumentale di volersi liberare di questo meccanismo che spesso fa concorrenza sleale, perché vince gli appalti senza dover fare gli appalti, perché ha una serie di benefici dal punto di vista fiscale. Chi fa impresa non vede
necessariamente di buon occhio questo mondo, e sta provando a utilizzare strumentalmente tutto quello che è accaduto per fare tabula rasa e per fare pulizia dell'aspetto positivo. Io però credo che in questo, al di là delle norme, perché pure forse ce ne vorrebbero, quello che sarebbe fondamentale, quello che è fondamentale, è che ci deve essere una volontà di riscatto interna dell'interno del terzo settore. Cioè è un settore che nasce con un'asticella, avrebbe dovuto nascere con un'asticella della moralità molto più alta, e proprio quell'asticella della moralità molto più alta non avrebbe mai dovuto consentire che qualcuno si appropriava di quegli strumenti e dei meccanismi per fare qualcosa di male. Oggi il mondo cooperativo, stamattina io proprio ero a un incontro organizzato dal sistema della cooperazione che diceva dobbiamo fare pulizia. Io però li ho sfidati su una cosa, ed è la cosa su cui ci dobbiamo vedere da qui a un po'. Dobbiamo dire che dobbiamo fare pulizia quando si spegneranno anche i riflettori, che noi siamo il paese che dice che vuole fare pulizia soprattutto quando i giornali, le televisioni ne parlano. Poi appena si dimentica tutto, appena diciamo si abbassa l'attenzione generale dell'esigenza di fare pulizia, non si interessa più nessuno. E noi siamo veramente in un momento di bivio pericolosissimo, nel senso che un intero mondo rischia di naufragare per tutto sommato un numero diciamo inconsistente di soggetti che hanno fatto affari, che purtroppo continuano ancora a fare affari, perché la solidarietà in questo momento è il più grande affare economico che c'è in Italia, perché gli unici soldi che continuano a essere spesi in un momento di difficoltà economica sono quelli che riguardano la sanità e quelli che riguardano la necessità di assistere chi viene, che non può essere abbandonato. E sono i due grandi filoni che economicamente stanno alimentando grandi aspettative e grandi anche appetiti. Allora io credo che il problema è chi fa parte di questi mondi deve cominciare a mettere gli anticorpi, cosa che purtroppo non si è spesso verificata in passato. Grazie. Una domanda che è una domanda personale, ma anche una domanda che può allargarsi ad un ragionamento più ampio. Noi abbiamo visto, soprattutto da quando sei stato nominato presidente dell'Authority Anticorruzione, che di fronte ad ogni scandalo, soprattutto scandali grandi, nelle interviste a politici anche di primo piano, viene sempre fuori la parolina: la questione la passerà Cantone. Arriva Cantone, Cantone controlla, Cantone risolve. E questo è un po' una passione italiana, no? Quella di personalizzare poi sempre anche le attività di prevenzione e gli strumenti che servono per affrontare i problemi. Tu un pochettino nel tuo libro racconti anche questa dimensione, il rapporto col potere, un po' quello che ti sta dando questa nuova esperienza, ma racconti anche di come poi il fenomeno sia molto più complesso. E per esempio tu accendi un faro su quelli che sono i piccoli conflitti di interesse degli enti locali, per esempio, perché si parla sempre a volte di corruzione in grande, ma in realtà i meccanismi sono anche molto più piccoli. E descrivi un quadro dove molte volte i controllati sono controllori, dove le normative sono assolutamente opache. Puoi dirci qualcosa su questo? Ma io ti voglio... Magari Cantone su queste piccole cose non può arrivare. Non è vero, noi invece ci proviamo, ma ci proviamo con grande difficoltà, nel senso che noi siamo veramente un popolo strano. Noi siamo un popolo strano perché nei momenti di difficoltà, quando si verificano anche grandi scandali, noi facciamo delle leggi draconiane, le nostre leggi sono durissime, poi però ci meravigliamo quando le vogliamo applicare, perché certe leggi, la verità è che vengono votate senza convinzione che dovranno essere applicate. Sono dei grandi manifesti bellissimi, pieni di parole, ma quando si prova ad applicarle queste leggi è molto complicato. Allora, il tema dei conflitti di interesse, quando si stabilisce che per esempio non si può essere, bisogna essere sospesi dopo una sentenza di primo grado, ma questa regola mica è stata fatta, diciamo, ce l'ha imposta qualcuno, l'ha fatta il Parlamento. Poi ovviamente quando si verifica che qualcuno deve essere sospeso dopo una sentenza di primo grado,
tutti a urlare, e i principi di garanzia, ovviamente soprattutto se ci sono nomi rilevanti. Allora, il punto vero è che se noi non proviamo a recuperare l'esistenza di una serie di regole, tu hai parlato, hai messo il punto vero nel meccanismo dei conflitti di interesse, se noi non proviamo a eliminare a monte una serie di meccanismi di conflitti di interesse, poi diventa difficile parlare di corruzione. L'assessore alla sanità di una regione non settentrionale, ma anche una settentrionale, di un po' di tempo fa, della Puglia, era un soggetto che si occupava di vendere dispositivi medici alla ASL. Ma è normale che si nomini assessore uno che è interlocutore sistematico e quotidiano dello stesso mondo, che lavora con quello stesso mondo? È normale che io, per esempio, che ho lavorato per 100 giorni, per 10 anni in un settore, il giorno dopo passo nel settore privato a occuparmi delle stesse cose che mi occupavo dall'altro lato? Per esempio facevo il magistrato, il giorno dopo faccio l'avvocato nello stesso tribunale, oppure facevo il provveditore di una ASL e lavoro per la società, diciamo, che vendeva i dispositivi sanitari a quella ASL medesima. È normale che sia quotidiano il conflitto di interessi, cui quando noi abbiamo per troppo tempo pensato ai conflitti di interessi, abbiamo pensato a un solo uomo, sbagliando. Tutto sommato quello era un conflitto di interessi, oggi lo possiamo dire, persino meno pericoloso, perché è molto visibile. I centinaia, migliaia di conflitti di interessi quotidiani di chi utilizza il potere non dimenticando di svolgere la propria attività, quelli sono l'anticamera vera della corruzione. Oggi un po' di leggi su questo punto ci sono. Ci sono e riguardano paradossalmente molto più gli enti locali che non il Parlamento. Solo che provare, ed è compito nostro provare a farle applicare, sono scritte male, molto male, ci stanno creando molti problemi, ma quando anche riusciamo ad applicarle ci dicono: ma voi ci state creando un sacco di problemi, ma le leggi le avete volute voi, allora di che vi lamentate? Allora il tema del conflitto di interessi è un altro di quei manifesti che viene continuamente sventolato nei convegni o nei dibattiti, ma di cui nessuno si vuole realmente far carico quando è il momento opportuno. Io sono convinto che un altro dei meccanismi per evitare, torniamo sempre allo stesso punto, è la trasparenza. Se io indico con chiarezza cosa faccio, cosa continuo a fare, ma non solo io, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, perché è anche troppo comodo verificare solo io, se io mi occupavo di una grande impresa che opera nella sanità e divento assessore alla sanità e mio figlio continua la mia attività, si è cessato il conflitto di interessi, ma veramente ci vogliamo prendere in giro? Allora questi sono i meccanismi sui quali è molto più difficile incidere, perché sono quei meccanismi nei quali ci siamo talmente abituati a considerare la pubblica amministrazione come uno strumento da sfruttare nella logica personale, che quando qualcuno va a contestare l'esistenza di un conflitto di interessi viene quasi visto come un marziano. Ma che conflitto di interessi? Che qual è il conflitto di interessi? Ma io, diciamo, sono una persona per bene, ma che c'entra? Poi però fammi dire una cosa sulla parte iniziale del tuo discorso. A me non fa piacere tutto quello che accade, in questo senso. Anche perché il nostro è il paese di Masaniello, il paese di chi oggi viene portato sugli altari e domani mattina viene scaricato, di chi soprattutto spesso utilizza, diciamo, questi meccanismi come se dovessero essere delle foglie di fico, dei coperchi, ma io non ho l'attitudine a fare la foglia di fico e il coperchio, quindi sono molto preoccupato, non ho l'attitudine a fare la foglia di fico e il coperchio, se mi chiedono di fare qualcosa ed è giusto farlo, io però intendo farlo. Devo dire che ad oggi, nelle occasioni in cui questo mi è stato chiesto, mi è stato dato la possibilità di fare. Ma siccome siamo in Italia, un po' sono preoccupato. E penso sempre che il paese che ha bisogno di eroi è un paese non normale. Io vedo che cosa, per esempio, qual è la vita dei magistrati che si occupano di fatti anche rilevanti all'estero. Nessuno sa manco chi sono.
girano normalmente negli autobus, sono sostanzialmente soggetti ignoti, eppure a volte si occupano di cose rilevantissime. Il problema è che noi troppo spesso abbiamo bisogno di eroi semplicemente per mascherare il nostro non fare, perché è molto facile attendere l'angelo vendicatore, quello che viene a risolvere i problemi tuoi che tu non hai nessuna voglia di risolvere. Io non risolvo problemi, io provo a mettercela tutta nelle cose che riesco a fare e so fare, che posso provare a fare. È evidente però che questo meccanismo di volermi continuamente evocare rischia la lunga, perché siccome non sono in grado di risolvere tutti i problemi che mi chiedono di risolvere, prima o poi rischia di dovermi far pagare il prezzo di dire che qualche problema non l'ho risolto. E soprattutto lo dico con chiarezza, io non sono in grado di risolvere il problema della corruzione da solo. Se qualcuno pensava che io fossi in grado di risolvere il problema della corruzione, lo dico con chiarezza, non sono assolutamente in grado. Io posso dare una sola assicurazione, che ce la metterò tutta, ma ce la metterò tutta con la possibilità di riuscire a cambiare un po' le cose, semplicemente se non siamo soli. Perché se gli altri continuano a comportarsi come si comportava quella signora che nell'ANAS faceva finta di non capire che cosa accadeva e che ogni giorno andava con la borsa aperta semplicemente perché la doveva riempire dei soldi che entravano nel suo ufficio, diventa davvero difficile provare a fare la prevenzione. È come provare a svuotare il mare con un cucchiaino. Io voglio anche provare col cucchiaino, forse però se ci mettiamo tutti col cucchiaino, non dico che il mare lo svuotiamo, ma forse qualche risultato lo otteniamo. Grazie. Ci sono ancora delle domande, prima però Monica. Sì. Abbiamo detto tante volte durante questa sera le cose bisogna farle, e anche il titolo del ciclo di incontri di quest'anno è Non basta dire, bisogna fare. Anche questa sera, come in tutti i nostri incontri, quando siamo in tanti come oggi o anche quando siamo in pochi, cerchiamo anche di fare, oltre che di confrontarci o di pregare o di dialogare. E facciamo attraverso uno strumento molto semplice che è un sacchetto, noi chiamiamo il sacchetto della risoluzione. Questo è il momento dei poveri, perché l'Università del Dialogo è un'iniziativa culturale, di cultura, ma che non nasce in mezzo al niente. Nasce in una casa che tutti i giorni deve dare delle risposte. Risposte a chi cerca un lavoro, a chi non ha un posto dove dormire, a chi ha bisogno di un pasto, di un vestito, a chi arriva da un paese lontano dove magari è stato perseguitato, o anche semplicemente persone che chiedono di essere ascoltate perché vivono nella solitudine o nella disperazione, non sanno a chi confidare i propri problemi. Nel sacchetto della restituzione possiamo mettere il nostro impegno a dare una mano ai servizi di questa casa o anche i nostri soldi. Stasera abbiamo parlato di tanti modi in cui i soldi possono essere usati male. Abbiate fiducia, questi soldi vengono usati con molto scrupolo, con dei bilanci molto trasparenti, cercando di fare veramente il bene. Quindi il sacchetto che passa adesso tra le nostre mani è veramente quello dei poveri che ci interpellano. Accompagniamo questo momento con una canzone che ti vogliamo regalare, si intitola Rinascerai e parla proprio dell'impegno di ognuno, quindi è un modo anche per dirti che almeno qua proviamo ad andare tutti nella stessa direzione. È una canzone di Ernesto Olivero e Mauro Tabasso, la eseguiranno Mauro Tabasso con la voce di Marco Maccarelli.
sei stanco di un mondo che non sa più credere che la storia può rinascere da qui. Ogni uomo può decidere per sé la verità che rende libero ogni uomo. È la coscienza di chi non scende a compromessi comodi, di chi punta il dito su di sé per chiedersi cosa è disposto a fare. Lo so, dal fango rinascerò, mi sveglierò, una coscienza ce l'ho. Lo sai, dal fango rinascerai e cambierai, una coscienza ce l'hai. Se fossi al potere, io che cosa saprei fare? Se avessi il denaro, in che modo lo farei girare? Posso essere diverso, sai? Il mio cuore sa cos'è bene, cosa no, lo so. Dal fango rinascerò, mi sveglierò, una coscienza ce l'ho. Lo sai, dal fango rinascerai e cambierai, una coscienza ce l'hai. Una coscienza ce l'ho, mi sveglierò, oh, una coscienza ce l'ho. Lo sai, dal fango rinascerai e cambierai, una coscienza ce l'hai. Dal fango rinascerai, coscienza ce l'hai, rinascerai. Grazie, grazie mille. Grazie a Marco e a Mauro. Salutiamo anche il sindaco che ci ha raggiunto, grazie. Allora abbiamo ancora qualche domanda dei ragazzi, domanda di Davide. Buonasera, volevo chiederle, lei ha mai avuto un amico che ha fatto delle scelte sbagliate e che si è trovato dall'altro lato? E come si è comportato nei suoi confronti? Ma guarda, io ho abitato e abito in una zona molto difficile della Campania, in un paese dove la camorra era una cosa che si sentiva nell'aria e si sente ancora nell'aria, un po' meno di prima, ma si sente ancora nell'aria, dove da ragazzi si raccontavano anche le epopee dei boss, dove la storia dei boss locali era un po' una storia quasi, diciamo, persino mitica in certi contesti. E per esempio fra i miei amici c'è stato qualcuno che ha fatto scelte sbagliate,
uno dei ragazzi che era con me nelle scuole elementari, che ho continuato poi a vedere anche dopo, quando poi ci siamo lasciati, ha fatto una scelta di entrare in quel mondo ed è stato ammazzato. Io mi ricordo, avevo penso 19 anni, quindi lui come me, 19 anni, è stato ammazzato in un agguato di camorra. E non è stato l'unico caso, per fortuna è stato l'unico caso dei soggetti ammazzati. Però diciamo, nel rapporto personale non c'è mai stata confusione, forse per una sorta di regole, diciamo, che non scritte anche di certi mondi, cioè nel senso che era forse difficile per un ragazzo di 19 anni come me poter dire a lui: ma che stai facendo? Forse lui si sarebbe messo a ridere. Però nessuno ha mai provato a mettere in discussione il dato che facevamo due vite, due mondi diversi. Forse è difficile da capire per chi certe realtà non le vive. E sono quelle classiche cose in cui tu impatti in qualcosa di più grande di te che non ti aspetteresti. Cioè quando una persona che è vissuta con te, che tutto sommato da bambino, da ragazzino, tutto avresti potuto pensare, tranne che diventava un delinquente. Tutto avresti potuto pensare, tranne che a 19 anni si può morire, chissà perché poi per uno sgarro, chissà per quale ragione. Sono quelle cose che nella vita ti lasciano un segno profondo, per cui si è verificato, non è stato neanche l'unico caso, perché in certe realtà le commistioni, i rapporti sono comunque, diciamo, un fatto quotidiano, ma anche un fatto che ti fa crescere. Perché il male a volte, quando tu lo vedi da vicino, sei più facile anche in condizioni di apprezzare e anche di tenere lontano. Quindi sotto questo profilo, per quanto mi riguarda, è stato comunque un momento di crescita, per quanto negativo, molto importante. Grazie. Arianna. Buonasera. Davanti agli scandali che vediamo ogni giorno, come possiamo recuperare la fiducia? E lei nel suo mestiere ha mai perso la speranza? Ma io mai, non ci penso nemmeno, diciamo, non è per essere finti ottimisti. Io credo che la speranza sia anche nella capacità di vedere le cose. Quando uno scandalo emerge, non è che emerge per caso, non è che esce come un fungo. Quando c'è, diciamo, in televisione si vedono gli arresti, i sequestri, quelle cose che accadono, non è che accadono casualmente. C'è una parte del paese, di quelle stesse istituzioni, che ha fatto il proprio dovere, che ce l'ha messa tutta. E quelle stesse istituzioni, a volte è capitato anche che devono arrestare persino persone che hanno lavorato con loro negli stessi uffici. Quante volte è capitato con uomini delle forze dell'ordine, in qualche caso anche con i magistrati. Forse lì è sbagliato vederlo solo nella perdita della speranza, perché c'è un paese, c'è una parte del paese che reagisce, c'è una parte del paese che comunque è in grado di dare delle risposte. Questo è molto difficile a volte da spiegare, soprattutto quando si va all'estero, perché il paradosso è che la percezione della corruzione del nostro paese viene anche alimentata da queste grandi indagini giudiziarie. Io, per paradosso, quando mi trovo in certe realtà, dico: ma gli uomini arrestati a Mafia Capitale non li ha arrestati la polizia tedesca, non li ha arrestati un giudice svedese, Falcone non era nato in Danimarca. Vuol dire che c'è una parte del paese che la propria parte la fa bene, e io credo che poi tutto sommato ci sia la maggioranza che sta dalla parte giusta. Il problema è che spesso la maggioranza non sceglie dalla parte giusta. Grazie. Grazie. Questa è una domanda interessante. Fatima. Di Fatima. E volevo chiederle, secondo lei, come si possono spiegare ai bambini queste questioni per cambiare la loro mentalità e renderli più onesti fin da piccoli? Ma guarda, io credo che bisogna provare a far capire prima di tutto i danni.
Prima di tutto provare a far capire che certe questioni, che ovviamente sono più grandi di loro e di cui i bambini non si devono far carico di per sé, sono però quelle grandi cose che rischiano di cambiare il futuro, e di provare a far capire ai bambini che rispettare le regole, cominciare da piccoli a rispettare le regole, è il modo migliore per trovarsi dalla parte giusta. A volte essere dalla parte giusta, lo dicevamo prima rispondendo alla domanda di un altro dei ragazzi, ti lascia solo. Però io me lo sono chiesto, per esempio quando è capitata la cosa di cui abbiamo parlato prima, quando il mio amico di classe è stato ammazzato. Io me lo ricordo che a 16 anni ero su un motorino tutto scassato e lui era già nelle macchine o con le moto di grandi cilindrate, che vestiva meglio di me, non 10 volte, ma 100 volte, 1000 volte. Però era solo apparenza. Era solo apparenza, perché poi alla lunga paga il fatto di stare dalla parte giusta, quantomeno perché vivi tranquillo. Perché tutto sommato, diciamo, chi sceglie di vivere nell'illegalità ha sempre la spada di Damocle ogni momento sulla testa di qualcuno che gli possa interrompere la vita, quantomeno perché lo va a arrestare, lo va a perquisire, lo va... Allora forse ai ragazzi bisogna provare a far capire che rispettare le regole, oltre a essere giusto, oltre a essere morale, è persino conveniente. E la convenienza sta proprio nel fatto di investire nella capacità di rispettare le regole. E ovviamente i ragazzi poi sono molto sensibili, più che alle parole, agli esempi, perché tutti possiamo riempirci la bocca di grandi parole. Ed è chiaro che gli esempi principali sono gli esempi che vengono dai due mondi che sono più vicini ai ragazzi, la scuola e la famiglia. Grazie. Concludendo, volevamo provare a tirare un po' le file dell'incontro interrogandoci su che cosa avevamo imparato, su che cosa ci portiamo a casa. Quindi rivolgiamo questa domanda ad alcuni di voi che avete partecipato. Cosa avete imparato oggi? Buonasera. Allora, io stasera ho imparato quanto siano importanti i controlli sugli appalti e soprattutto la trasparenza. E inoltre ho imparato che i controlli vanno eseguiti durante i lavori e non soltanto a lavori terminati. Facciamo un po' di compendio. Buonasera, io ho imparato che quello che possiamo fare noi è non abituarci alla mentalità dei piccoli favori, perché a lungo andare rischia di renderci complici. Bravo. Buonasera. Io ho imparato che per quanto sia difficile cambiare, è possibile se ci mettiamo, se collaboriamo e se ci crediamo. Quindi solo così è possibile farcela. Ancora buonasera. Due. Io ho imparato che la corruzione è un fatto culturale e che vale molto di più essere onesti, stare dalla parte giusta, anche se sembra che ci lasci da soli e a volte non è la scelta più facile, però è importante essere trasparenti e rispettare la propria dignità, e che per fare il bene esiste solo il bene. Grazie. Un'ultima. Il finale è stato scoperto. Buonasera, io ho imparato che non devo e non voglio abituarmi a una società di piccoli favori e di scambi, e che i primi passi che ognuno di noi può fare sono la responsabilità e la trasparenza. Grazie. C'è ancora un'ultimissima domanda, che è la domanda finale che poi faremo a tutti gli ospiti da qui a maggio. Prima però vi diamo appuntamento al prossimo incontro, che sarà il 12 di novembre, quindi tra poco. Parleremo di droga con una testimone, una ragazza, Giorgia Benusiglio, una ragazza che a 17 anni ha subito un trapianto di fegato per aver preso una pasticca di ecstasy in discoteca, e da quel momento, da quella vita recuperata, ecco, ha deciso di votarsi totalmente alla sensibilizzazione, alla testimonianza della sua esperienza nelle scuole, in incontri come questi. E vi invitiamo perché è una testimonianza molto forte, al di là di
tante ricette anche su questi temi, ascolteremo veramente una vita che parla. Quindi il 12 novembre alle 18.45 sempre qui all'Arsenale della Pace. Raffaele, un'ultima domanda che appunto è un po' una sintesi dei tanti ragionamenti che abbiamo fatto questa sera. Lo slogan è un po' non basta dire, bisogna fare. Se tu dovessi sintetizzare con una frase che cosa bisogna fare per affrontare la corruzione, che cosa diresti? Ma sarebbe troppo facile, tutto sommato c'è una ricetta banalissima, il sistema cambia se ognuno fa la sua parte, è una ricetta semplicissima, non ci sarebbe bisogno di controlli, di polizia, di autorità anticorruzione, di nulla, se ognuno facesse nel proprio piccolo la sua parte, qualunque sia il proprio ruolo, non avremmo bisogno né di eroi, né di Superman, né di altre cose. Ovviamente questa che sembra un'affermazione banalissima è una cosa difficilissima. Io credo che bisogna abituarsi, lo ha detto uno dei ragazzi, a cambiare la parola che noi utilizziamo anche un po' in modo abusato, legalità, provando a dire che la parola vera a cui dobbiamo fare riferimento è responsabilità. Chiedersi cioè, non che quello che fanno gli altri, perché quello è sempre comodo, non limitarsi a guardare la pagliuzza negli occhi degli altri, ma chiedere che cosa facciamo noi, se le cose che chiediamo agli altri e che pretendiamo dagli altri le facciamo noi. Forse se riuscissimo a rispondere sì a questa domanda avremmo risolto tutti i problemi. Grazie. Grazie, grazie infinite Raffaele Cantone. Grazie a tutti per aver partecipato. Vi ricordiamo che ci sono già le foto sul sito del